Mourinho, tentazione Real. Vogliamo iniziare la trasmissione magari chiarendo un po' questa notizia di oggi? No, per me il più importante è che il mio presidente sa tutto. Lui sa tutto da me, non sa per la stampa, non sa perché qualcuno gli ha detto. Il primo a sapere che c'è qualcosa è stato il mio Quindi presidente. c'è stato un contatto. È stato qualcosa, il mio presidente lo sa tutto. Ma ovviamente Real è Real. Si può dire che è una piccola tentazione. Ma possiamo dire al Ecco. 100% che rimarrai all'Inter oppure no, non è c'è un 100% ancora. 99. C'è sempre una 99 possibilità. 99. Lasciamoci 9. sempre una porticina aperta. Manca per arrivare dove noi vogliamo arrivare, manca un difensore centrale di caratteristiche diverse dal nostro. Mi preoccupa principalmente la costruzione di gioco in prima fase. La squadra ha bisogno di un 10. Per giocare il vero 4-4-2 con un uomo dietro, i due centravanti avevano bisogno di un 10. Nel rombo, in un Non sistema rombo. del rombo. Stankovic ha fatto un lavoro incredibile, Certo. però secondo me noi abbiamo bisogno di Stankovic per essere un giocatore di un'altra posizione. Per il nostro 4-4-2 Milito è un uomo importante, può diventare un uomo molto importante. Non per il numero di gol, ma anche per il suo posizionamento in campo, la capacità di avere la palla e creare spazio. Mi sembra un giocatore che si può complementare molto bene con Ibra. Il nostro centrocampo con Mota sarà ovviamente molto più compatto, molto più forte, molto più di soluzione. Io ho vissuto tutta la stagione con una paura incredibile di una lesione, di un cambiasso. Quando Stankovic è squalificato, un dramma. Quando Montari non ha giocato, non abbiamo vinto perché nessuno degli altri era giocatore con inserimento per arrivare. Quando Zanetti giocava come terzino, mi mancava la forza fisica di Zanetti in centrocampo. Con un Motta, la Ti puoi situazione rilassare. è completamente diversa. Anche le donne hanno scoperto, sia perché è un bell'uomo affascinante, tenebroso, tutto quello che vogliamo dire, ma anche per queste frasi che sono diventate così proverbiali già. Ho fatto come una strategia di comunicazione, di motivare i giocatori, di motivare i tifosi, di creare empatia con i tifosi. Sapendo che la pressione è la cosa, forse il vero nemico dei calciatori oggi e in Italia soprattutto, allora lui si dà in pasto, come dice, alimenta il circuito e tiene tranquilli i giocatori. Zero titoli. Qual è il personaggio, non necessariamente del calcio, del passato, che un po' può essere accostato a lui? Herrera sicuramente, poi bisogna fare dei discorsi non politici, ma sicuramente alcuni grandi dittatori. Cioè la sua abilità di avere a che fare con quello che chiamiamo il circuito, cioè tutto l'apparato dell'informazione, della comunicazione. Beh, è da grande politico. Zero titoli. La migliore condizione al mondo è quella di allenatore licenziato. Beh, effettivamente ha ragione. Ti alzi alle 10:30, fai colazione, vai a farti una corsettina seguita da una sauna ed una tranquilla panoramica sui siti sportivi in internet. Ognuno di noi dovrebbe avere diritto nella vita a fare per un anno l'allenatore licenziato. In questo caso si racconta molto il calcio un po' come una spy story, cioè perché lui fa spionaggio, trama all'interno degli spogliatoi. Per lui una partita di calcio è quasi più una partita di poker. E poi c'è un libro cartesiano che è Il metodo Mourinho, che è difficilissimo, ammetto, ed è un libro di scienza calcistica, di tecnica calcistica, con già i titoli dei capitoli fanno venire mal di testa. Zero titoli. Qua lui è proprio un eroe, un supereroe invincibile che riesce, cioè ha quasi dei superpoteri, riesce a sapere prima le cose. Zero titoli. A quale personaggio della letteratura, della filosofia, Io secondo Davico può direi, essere avvicinato? beh, io direi più ai grandi detective americani, letterari e poi cinematografici, cioè quindi penso a scrittori come Chandler e Hammett, personaggi come Sam Spade e Philip Marlowe, perché lui si presenta proprio con quel tipo di una scuola dei duri, no? Che libro gli consiglierebbe? E Don Camillo e Peppone. Lui ha fatto continuamente Don Camillo e Peppone, cioè una volta Peppone era Ancelotti, un'altra volta oppure lui era Peppone e Don Camillo era Spalletti, cioè ha capito che l'Italia funziona con questi dualismi. Zero titoli. Il calcio è uno sport basato su intelligenza ed emotività,
chiunque può essere intelligente, il trucco è non pensare che l'altro sia stupido. E questo forse lui non l'ha fatto fino in fondo. A me non mi piace prostituzione intellettuale. Il boato è perché Mourinho, su chi non salta il rosso nero, Mourinho davanti alla panchina si è messo a saltare.